Ben ritrovati, riprendiamo il discorso di questo mini corso su come realizzare un e-commerce da zero, ripartendo con quel che è il secondo video. Ovviamente, se non avete visto il primo video, vi invito a vedervelo, ve lo lascio qui in descrizione, anche perché tutto ciò che andremo a dire oggi è esattamente conseguenziale a quello che abbiamo detto nel primo video. Molte cose probabilmente le darò per scontato, quindi se non avete visto il primo video, recuperatelo, altrimenti c'è la possibilità che qualcosa non la capiate. Prima di iniziare facciamo un breve recap di quello che abbiamo detto. Ripeto, se volete approfondire, il primo video lo trovate in descrizione. Nel primo video abbiamo affrontato i 9 aspetti da considerare se si vuole avviare un e-commerce. E questi aspetti erano 1. Le statistiche. Infatti abbiamo visto che le statistiche ci dimostrano che il mercato dell'e-commerce non è saturo come molti raccontano, anzi è un mercato in continua crescita, l'abbiamo visto anche per quel che riguarda la pandemia, con i supermercati che hanno avuto un exploit, ma anche tutte quelle attività che si sono convertite alla vendita a domicilio o che comunque hanno avviato l'attività di vendita tramite e-commerce proprio in questo periodo. Nel secondo punto abbiamo visto quali possono essere i motivi, quindi il perché dovremmo realizzare un e-commerce, e quindi analizziamo se un e-commerce poteva essere semplicemente un riempitivo, dato che avevamo già degli introiti, se l'e-commerce doveva essere la nostra principale fonte di guadagno o se in terza analisi eri una startup e volevi partire direttamente vendendo online. Nel terzo punto abbiamo analizzato quel che era il budget da considerare nel momento in cui ci si voleva lanciare online nella realizzazione di un e-commerce o comunque di un sito che consenta la vendita online dei propri beni o servizi. Nel quarto punto abbiamo considerato quelli che erano i costi vivi, ovvero più che altro i costi di prodotto, tutto quello che va applicato al costo di prodotto per generare quel che è il costo online del nostro prodotto o servizio. Nel quinto punto abbiamo analizzato quelli che sono i nostri fornitori, perché ovviamente se noi cambiamo il nostro modo di lavorare, anche i nostri fornitori probabilmente dovranno cambiare il loro modo di lavorare, o se non lo vogliono cambiare, dovremo cambiare fornitori. Nel sesto punto, invece, abbiamo analizzato ormai il famosissimo target, quindi a chi ci stiamo rivolgendo e perché dobbiamo scegliere un target. Nel settimo punto abbiamo analizzato i nostri competitor. Nell'ottavo punto che vi vado a scrivere qua, abbiamo analizzato quelle che sono le principali piattaforme, cosa si intende, quelli che sono i costi. Nel nono punto abbiamo analizzato quel che riguarda il marketing digitale. Quel che andremo a fare in questo video è approfondire il punto 8, ma dato che ci siamo resi conto che i video stavano diventando un po' troppo lunghi, dato che il primo per descrivere quelli che sono i 9 punti ci abbiamo messo praticamente un'ora, in questo secondo video andremo a scorporare il punto 8 che prevedevo di realizzare in un video in 2 video. Più brevi chiaramente, che usciranno in 2 momenti diversi della settimana. Poi, ovviamente, seguitemi su Instagram per sapere nel momento esatto in cui usciranno. E adesso andiamo a vedere quello che andremo a trattare oggi. Bene, di cosa parliamo oggi nella seconda lezione? Punto 1: quali sono i vantaggi di avviare un e-commerce? Li vedremo ovviamente in modo abbastanza breve, anche perché se siete qui già più o meno avete l'idea di quali sono i vantaggi per avviare un e-commerce. Nella seconda parte analizzeremo quali sono le tipologie di e-commerce esistenti, quindi cercheremo di capire quali tipologie a chi si rivolgono e come chiaramente vanno strutturate. Nel terzo punto faremo una breve introduzione di quali sono le differenze tra e-commerce e marketplace. Cercheremo di capire quali punti si vanno ad accomunare fra questi due, le differenze, i costi. Però, dato che sono argomenti molto importanti, la questione del marketplace in particolare l'andremo ad affrontare nel prossimo video, in cui andremo a descrivere quali sono i marketplace più famosi, i loro costi, i loro vantaggi e perché scegliere un determinato marketplace piuttosto che un altro. Mentre nel successivo video parleremo dell'e-commerce, quindi quali sono le piattaforme più famose, i costi di queste piattaforme, come implementarle e chiaramente, dato che questo video, questo mini corso è rivolto non ai web designer, che diciamo di e-commerce alla fin fine se ne intendono, ma ai titolari di impresa che vogliono lanciarsi online in autonomia e comunque, o magari vogliono capirne di più prima di decidere su quale tipo di piattaforma affrontare la questione dell'e-commerce. In questa parte affronteremo le piattaforme dal punto di vista del titolare di impresa, quindi il titolare di impresa che magari non ha conoscenze di web design, non ha conoscenze di programmazione, cercheremo di capire quali sono le piattaforme più adatte a lui che appunto voglia lanciarsi in questo periodo. Bene, vedete che le cose che dobbiamo dire sono davvero tante, perciò non perdiamo tempo e iniziamo subito.
Benissimo, prima di partire, chi sono? Io sono Saverio Cirillo, sono un digital marketer, sono laureato in ingegneria informatica ed in questo canale affronto con le piccole e medie imprese, in particolare anche con le micro imprese, quelle che sono le sfide del digital marketing. Quindi cerco di spiegare a tutte queste aziende che magari non si sono ancora affacciate online o che magari si sono affacciate online e non hanno avuto modo di capire esattamente quali che sono i vantaggi che può portare il digital marketing, come debbano affrontare questo nuovo mondo e quali possono essere i guadagni che derivano da questo aspetto. Lavoro in quest'ambito ormai da circa 5 anni, ho lavorato prima come dipendente per una società per azioni in cui mi occupavo appunto di marketing, ero responsabile marketing. Successivamente ho fondato la mia agenzia, un'agenzia che si fonda principalmente online, quindi non abbiamo una sede fisica, lavoriamo totalmente in smart work, quindi ci troviamo benissimo in questo periodo, in cui appunto abbiamo come nostro obiettivo quello di aiutare queste microimprese e piccole imprese ad avviarsi online. Iniziamo subito questo video. Quindi, quali sono i vantaggi se decidi di avviare un e-commerce nel 2020? Perché nel 2020? Perché come già vi dicevo nel precedente video, la maggior parte delle volte in cui mi sono interfacciato con le aziende ed in particolare con chi si occupava di gestirle, il loro consulente, il loro commercialista, quel che sia, sconsigliavano la questione dell'e-commerce perché lo ritenevano come fosse un mercato saturo. L'abbiamo già detto nel primo video, mercato saturo non lo è in alcun modo, anzi è un mercato molto prolifico ed è un mercato che, nella mia opinione, la maggior parte delle aziende dovranno necessariamente affidarsi, perché comunque la questione dell'offline è molto limitata, i clienti che possono arrivare dall'offline sono molto limitati, mentre per quel che riguarda online, come vediamo adesso nei vantaggi, non hai alcun tipo di limite. Quindi quali sono questi vantaggi? Il primo vantaggio, come vi dicevo prima, non è ormai più necessario essere un web designer o un programmatore. Perché? Perché come vi dicevo già prima, le piattaforme per poter realizzare un e-commerce sono ormai veramente molto semplici, la maggior parte sono totalmente modulari, altre sono già preimpostate, basta semplicemente caricare la propria descrizione, la propria foto profilo, quindi il proprio logo, i propri prodotti con le relative foto e descrizioni e sei totalmente online. Molte di queste piattaforme già preimpostate, poi magari vedremo nel prossimo video quelli che sono i vantaggi o meno di utilizzare piattaforme preimpostate, sono davvero semplicissimi da utilizzare. Quindi, come ribadivo già prima, non è necessario essere un web designer o un programmatore prima di decidere di lanciarsi online. Difatti, i costi per la realizzazione di un e-commerce, se lo fate tramite un'agenzia, vi renderete conto che sono nettamente inferiori a quelli che erano magari 5-10 anni fa. Vantaggio numero 2 è la questione che vi dicevo prima, ovvero abbiamo un negozio che però è globale. Ovvero non abbiamo aperto il negozietto sotto casa in cui ovviamente possono entrare unicamente le persone del circondario, magari anche persone dall'altro lato della città non entrano. O al più abbiamo, diciamo, una nomea così tanto grossa, così tanto vantaggiosa, riusciamo ad attirare anche persone derivanti, diciamo, da paesi vicini, paesi limitrofi. In questo caso non è alcun tipo di limite territoriale, cioè nel momento in cui tu sei online puoi potenzialmente vendere anche in Burundi, in Cina, in Giappone, negli Stati Uniti, in Canada, in quel che sia. Quindi non hai alcun tipo di limite, potenzialmente hai clienti derivanti praticamente da tutto il mondo. Punto numero 3, ed altro aspetto vantaggioso per i titolari d'impresa, è che la tua azienda è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ovvero, cosa intendo? Intendo semplicemente che nel momento in cui ti stai lanciando online non sei più soggetto a quelli che sono gli orari del tuo negozio fisico. Ovviamente nel tuo negozio fisico dovrai rispettare appunto degli orari di lavoro. In questo caso, nel momento in cui ti lanci nella realizzazione di un e-commerce, non è più quegli orari di lavoro. Paradossalmente un acquisto potrebbe arrivarti anche alle 4 di notte. Sapete benissimo quante persone sono sveglie alle 4 di notte e continuano a navigare online e magari fanno qualche acquisto d'impulso. Succede molto spesso. In questo caso il tuo negozio è sempre pronto a ricevere nuovi ordini. Aspetto numero 4 ed estremamente importante è la questione dello smart work. Ovvero, supponi che tu stia avviando un e-commerce e non sia legato in alcun modo alla tua sede fisica. Esempio, hai realizzato il tuo negozio fisico, all'interno ci hai messo dei dipendenti, non ti occupi più tu di andare all'interno del negozio fisico, ma ti occupi semplicemente di controllare esternamente. Benissimo. Se fai questo tipo di attività, tu puoi lavorare tranquillamente in smart work, magari puoi essere tranquillamente in vacanza e vedere quelli che sono gli ordini in ingresso tramite il negozio online e vedere i tuoi dipendenti che si occupano della spedizione. Lavori semplicemente facendo controllo e senza avere alcun tipo di costo.
Inoltre, se sei una startup che magari non ha una sede fisica e quindi si occupa unicamente di vendere online, non avrai proprio quel tipo di vincolo, diciamo, della sede fisica. Ti occuperai semplicemente di gestire il tuo negozio online. Ancora meglio, se vendi, come abbiamo già visto, vedremo poi dopo, beni digitali oltre che beni fisici, o magari vendi unicamente beni digitali, non avrai alcun tipo di vincolo da quel che riguarda la sede fisica, né tantomeno dovrai occuparti della spedizione. Ne parleremo dopo dei beni digitali e beni fisici, quindi non vi preoccupate. Aspetto numero 5, anche questo è estremamente vantaggioso: non hai, o comunque hai, dei costi bassi. Parlo della questione che non devi pagare l'affitto, quindi non hai un locale in cui devi rinnovare l'affitto, non devi pagare una bolletta, ovviamente affitto intendo anche mutuo, quel che sia. Non devi in teoria pagare dei dipendenti. In questo momento questo video, diciamo, si sta rivolgendo unicamente a piccole imprese e microimprese dove si stanno lanciando in questo momento online e quindi non hanno necessità di avere dei dipendenti che si occupano di ricevere gli ordini, gestire il packaging, l'invio delle spedizioni. Riesci in teoria a fare tutto tu all'interno dell'azienda e quindi non hai bisogno di persone che ti siano di supporto. Ovviamente nel momento in cui andrai a crescere, nel momento in cui gli ordini diventeranno troppi, magari, non lo so, 200 ordini giornalieri, e quindi tu non riesci più a gestirli perché hai bisogno di una persona che ti segua, a quel punto dovrai considerare anche la questione del costo del dipendente, che comunque è un costo estremamente più basso rispetto a quello che hai di un dipendente che è a, diciamo, sede fisica, quindi che risiede all'interno di una sede fisica. Aspetto numero 6, che in realtà molte aziende non comprendono, è la gestione del magazzino informatizzata e automatizzata. Cosa intendo? Intendo semplicemente che nel momento in cui lanci l'e-commerce, la prima cosa che dovrai fare è avere un database di quel che sono tutti i tuoi prodotti con relativi prezzi di listino e dovrai renderlo disponibile su tutte le piattaforme. Quindi sia sul marketplace, se decidessi di aprire il tuo e-commerce su un marketplace, sia se dovessi lanciare il tuo sito web con un e-commerce. Quindi questo ti obbligherà a dover digitalizzare tutti quelli che sono foglietti di Excel, foglietti di carta, appunti, eccetera, eccetera. Dovrai avere una gestione, e questa la vedremo, estremamente efficiente, altrimenti è molto probabile, ed è successo con alcune imprese, che nel momento in cui ti lanci online, magari fai fare un ordine ad un cliente, il momento immediatamente successivo arriva un ordine magari da un marketplace che tu non avevi fatto in tempo ad aggiornare la disponibilità per lo stesso identico prodotto che poi era finito. Onde evitare questo tipo di cose è necessario strutturarsi in quel modo. Vi renderete conto che magari vi può togliere tempo, vi può togliere qualche tipo di costo, ma avere un magazzino di tipo digitale e automatizzato vi consentirà di risparmiare molti grattacapi, ma soprattutto di rendervi molto più efficienti. Punto numero 7, anche questo magari di difficile comprensione, ve lo spiego meglio adesso, è la questione del marketing, che è un marketing diverso da quello che fai nel momento in cui fai una pubblicità di tipo offline. È un marketing mirato, ovvero abbiamo parlato l'altra volta di un esempio della scopa, quindi riprendiamo quell'esempio e continuiamo. Quello che vi stavo dicendo è che se tu hai da vendere questa scopa e quindi magari hai un pubblico di tipo femminile a cui devi venderlo, con un'età ben definita, quindi ad esempio dai 30 ai 50 anni, se tu hai quel tipo di target, perché statisticamente è molto più probabile che l'acquisto provenga da un pubblico femminile, in questo caso con l'utilizzo di un e-commerce, l'utilizzo di un marketplace, ti consente di puntare direttamente a quel tipo di pubblico, quindi non spendere budget inutilmente con cartelloni stradali, con volantini, quindi avere tanti costi a livello di stampa e poi di distribuzione, perché dovrai chiaramente distribuirli poi questi volantini. E magari arrivano persone come me che, diciamo, di una scopa non se ne fregano assolutamente niente e tu hai speso budget inutilmente. Se utilizzi quelli che sono gli strumenti dell'online, e-commerce, marketplace, social media, Google Ads, quel che sia, ne parleremo poi nei successivi video di questo tipo di strumenti di marketing, tu sei assolutamente certo, grazie appunto a questi strumenti, che il pubblico che riceverà quel tipo di pubblicità è estremamente interessato al tuo prodotto o servizio. Quindi non stai spendendo alcun tipo di budget inutilmente. Arriviamo al secondo punto cruciale, ovvero quali prodotti è possibile vendere online. Bene, questa è una domanda cruciale perché la maggior parte delle consulenze che ricevo nel momento in cui devo fare la vendita di un e-commerce o devo realizzare un e-commerce è del tipo: ma sei assolutamente certo che questo determinato prodotto o servizio che produco lo posso vendere online? La domanda
ha una risposta abbastanza ovvia. Dipende. Dipende da cosa? Prima di tutto cerchiamo di capire quali prodotti possiamo vendere, ovvero abbiamo i prodotti fisici e i prodotti digitali. Per farvi un esempio nello stesso ambito, i prodotti fisici può essere un libro puramente fisico da dover spedire come copia cartacea, il prodotto digitale può essere un ebook. Stesso tipo di ambito, prodotto nettamente diverso. Ovviamente fanno parte dei prodotti fisici tutti gli aspetti tecnologici, che può essere un orologio, una lavagna, una penna, cose di questo tipo. Digitali magari può essere una canzone, un ebook, un PDF, qualsiasi tipo di cosa, un gioco, un software. I prodotti digitali siamo abbastanza certi che più o meno tutti possono essere venduti totalmente online. Per quel che riguarda i prodotti fisici, la differenza va fatta semplicemente in una questione, ovvero il prodotto fisico in questione che volete vendere ha necessità di una consulenza? Ovvero, vi faccio l'esempio, io tratto, ho come mio cliente un'azienda che si occupa di realizzare macchinari per il packaging. Benissimo. Quel tipo di prodotto non può essere in alcun modo venduto tramite un e-commerce per una semplice questione, dato che la macchina viene realizzata su misura del cliente, perché magari il cliente ha necessità di utilizzare un'atmosfera diversa per poter fare il packaging di questo prodotto, magari vuole un packaging particolare, magari ha necessità di una macchina realizzata in un certo tipo di modo. In quel caso tu non puoi in alcun modo vendergli la consulenza online, perché il problema dell'e-commerce è abbastanza semplice: per quanto tu possa personalizzarlo, specie in quelli che andremo a vedere noi, bene o male, diciamo, le questioni che puoi andare ad inserire sono più o meno le stesse. Diverso è se vuoi una maglia personalizzata, quindi ad esempio hai una t-shirt e tu puoi personalizzarla magari inserendo un disegno a tua scelta, in quel caso tu lo puoi caricare, non hai necessità di avere un contatto con l'azienda, puoi caricarlo tramite il form, puoi scegliere la taglia, puoi scegliere il disegno, puoi scegliere il numero, il colore, cose di questo tipo. Se invece hai una cosa un pochino più complessa che richiede appunto una consulenza, è impossibile venderla tramite e-commerce. Oltre a questo, se vai ad aggiungere che il costo di acquisizione è molto alto, perché nel caso di questa azienda il costo per poter vendere questo tipo di macchinari è veramente alto, perché i macchinari costano tanto, in quel caso avere il contatto di persona è molto più semplice rispetto a vendere totalmente online, perché la persona che deve acquistare deve spendere 1 milione di euro, ovviamente prima di acquistarlo tramite e-commerce vuole sapere se la persona che c'è dall'altro lato è una persona di cui ci si può fidare. Ci sono persone che si fanno problemi per 10 euro a fare questo tipo di cosa, figurarsi le aziende che devono investire un capitale enormemente maggiore. Gli aspetti che differenziano la questione fisica e digitale sono principalmente tre. Il primo aspetto è la questione del marketing. Perché? Perché il modo in cui andrai a pubblicizzare un prodotto fisico è enormemente diverso da quel che è il prodotto digitale. Il modo in cui andrai a parlare del libro cartaceo e capirai e darai anche l'importanza a quella questione del libro cartaceo sarà enormemente diversa rispetto alla questione digitale, dove magari andrai a dire che con il libro digitale puoi andare in giro, puoi portartelo ovunque senza avere alcun tipo di peso, dovrai mettere in evidenza aspetti diversi. Vabbè, questo riguarda la comunicazione e, come dicevo, è una parte, probabilmente la parte più importante nel momento in cui decidi di realizzare un e-commerce. Secondo aspetto che devi considerare nella differenza tra oggetto fisico e oggetto digitale che hai intenzione di vendere è la questione della spedizione. Perché? Perché se nel caso dell'oggetto digitale non hai costi di spedizione, perché ovviamente tu una volta che l'hai mandato via mail, vi faccio l'esempio, o hai consentito il download direttamente dall'e-commerce, è finito là, semplicemente hai incassato, non devi fare nient'altro. Nel caso del prodotto fisico dovrai considerare la spedizione, e in quel caso ovviamente varia per numero di prodotti, per la questione del volume, del peso, del prodotto stesso. Gli aspetti sono tanti. Altra questione che devi considerare è l'aspetto legale, ovvero legato al copyright. E questo in particolare si riferisce ai prodotti digitali, che come sappiamo benissimo, faccio l'esempio di software, l'esempio di videogame, possono essere tranquillamente, più o meno, copiati, quindi magari vendute copie hackerate dello stesso prodotto, che possono avere diversi tipi di aspetti. Non solo la questione di rendere, diciamo, il prodotto usufruibile per tutti quanti, ma magari all'interno hanno anche dei virus che vengono installati sui computer dei clienti, cose di questo tipo, di cui in questo momento non andremo ad affrontare. Però in ogni caso, nel momento in cui produci un prodotto digitale e lo commercializzi e lo vendi, dovrai considerare la questione del copyright, altrimenti il rischio è che vendi una copia digitale
ad una persona poco affidabile e nel momento immediatamente successivo la tua copia è totalmente online, disponibile per chiunque. L'esempio del PDF è abbastanza immediato, lo mandi ad un cliente, il cliente può prendere quel PDF, caricarlo online e tu non puoi farci assolutamente niente. Se invece ti sei tutelato dal punto di vista legale, ti puoi appunto difendere. Andiamo avanti. Quali tipologie di e-commerce o comunque piattaforme digitali esistono? Sono diverse. Noi ci concentreremo unicamente su una di queste. Poi magari in altri video, se ricevo alcuni tipi di richieste in questo senso, andremo a analizzare tutte le altre. Noi ci concentreremo principalmente su una che vi vado a spiegare immediatamente. Prima di tutto, in cosa si differiscono? Si differiscono in vendite che vai ad effettuare, audience, target, semplicemente, e modalità di vendita e di rapporto. La prima che analizziamo è la questione del B2C, ovvero, non ve lo vado a scrivere, business to customer, ovvero azienda, impresa, quindi business, che vende a consumatore finale, un privato. L'esempio si può verificare ad esempio con piattaforme tipo eBay, tipo Amazon, dove le aziende mettono in vendita i propri prodotti e i propri servizi e poi ci sono i consumatori che le acquistano. Questo è l'esempio ed è quello che noi andremo ad analizzare in questo videocorso. Dopodiché abbiamo il B2B, quindi azienda verso altra azienda, abbastanza ovvio, si tratta dei contratti diciamo di fornitura. Poi abbiamo il C2C, ovvero customer to customer, quindi consumatore che vende ad un altro consumatore. Gli esempi subito dove un privato può mettere in vendita ad esempio la propria auto e la vende ad un altro consumatore. Anche eBay consente questo tipo di cosa, quindi anche eBay rientra in questo tipo di e-commerce, questo tipo di piattaforma. E diciamo è brutto chiamarli e-commerce per una semplice questione. Quelli che vi andrò a elencare dopo non sono veri e propri e-commerce, sono piattaforme. Poi abbiamo i, lo scrivo qua, C2B, cioè consumatore finale che vende all'azienda, sono molto rari, però l'esempio è quello di Kickstarter, ad esempio, dove un consumatore finale, un privato, può mettere tra virgolette in vendita la propria idea, può far sì che aziende, privati, quel che sia, la finanziano allo scopo di realizzare diciamo la sua idea, di avviare un'impresa o far sì che la propria idea venga acquistata da un'altra impresa. Di esempi ne abbiamo tantissimi e noi per primi curiamo un'azienda che si sta lanciando su Kickstarter, un privato che si sta lanciando su Kickstarter. Altro esempio è il B2A, cioè business, quindi azienda che vende in un certo senso alla pubblica amministrazione, diciamo generalmente allo Stato, e sono tutte quelle piattaforme che consentono alle aziende di interfacciarsi direttamente con la pubblica amministrazione. Sono enormemente aumentate nel momento in cui si è deciso, diciamo, di andare verso la digitalizzazione dei documenti, quindi l'esempio in questo periodo è quello dell'INPS, con l'INPS che ti obbliga in un certo senso come azienda ad andare sul portale per poter richiedere i famosissimi 600 euro. Ultimo aspetto di e-commerce piattaforma è il C2A, cioè la questione è sempre la stessa, consumatore verso amministrazione. Anche in questo caso esempi ne abbiamo tantissimi. L'esempio delle Poste Italiane è abbastanza classico. Vuoi, diciamo, prenotare una visita, ormai è abbastanza obbligatorio che tu debba prenotarti direttamente online, quindi anche la salute viene gestita online. In questo periodo, ancora più in particolare, riguardo alla formazione, anche le scuole si stanno adattando a questo tipo di sistema. Le scuole sono gestite dalla pubblica amministrazione e quindi è necessario che sia una piattaforma di questo tipo. In ultimo, anche le imposte possono essere pagate online. Le piattaforme, come vedete, sono tantissime, però noi ci concentreremo principalmente su questa, che è quella che interessa alle microimprese e alle piccole imprese che magari in questo momento vogliono lanciarsi a vendere online e vogliono acquisire nuovi clienti, nuovi consumatori finali. Veniamo quindi all'aspetto cardine di quel che è questo video, ovvero i marketplace versus l'e-commerce. Perché? Perché si fa molta confusione. I marketplace e l'e-commerce sono due cose completamente diverse. Una serve ad un tipo di questione, a risolvere un tipo di esigenza per le aziende, l'altra serve per crearne tutt'altre. Quindi cerchiamo di far sì che vengano distinti in modo evidente, cerchiamo di capire quali sono i vantaggi di una, quali sono i vantaggi dell'altra. Ripeto, i marketplace li tratteremo benissimo nel prossimo video, li analizzeremo nel dettaglio, cercheremo di capire cosa si intende per provvigioni, cosa si intende per piattaforma, quale scegliere, piattaforme orizzontali, verticali, ne tratteremo già adesso. Poi nel successivo video parleremo della questione dell'e-commerce, cercheremo di capire quali sono le piattaforme
più avanzate per la gestione dell'e-commerce, quali sono le più utilizzate e quali sono indicate per un certo tipo di azienda piuttosto che un'altra. Prima di tutto, quello che ci tengo a dirvi è che se avete deciso di avviare un e-commerce e siete una microimpresa, molto probabilmente avete necessità di avere un marketplace. Cosa intendo? Intendo che solitamente la vendita tramite e-commerce non è abbastanza, specie nei primi periodi, specie nel momento in cui tu non hai un brand abbastanza forte. Perché nel momento in cui tu avvii un e-commerce dovrai necessariamente avere queste abilità nella realizzazione dell'e-commerce. Quindi le scriviamo qua. Requisiti. Dovrai essere bravo nel fare la SEO. Cosa intendo? La SEO ne abbiamo già parlato nello scorso video, è l'indicizzazione del tuo sito web, del tuo e-commerce per il motore di ricerca. Ovvero fare in modo che nel caso in cui un tuo possibile cliente cerchi la tua azienda, sia la ragione sociale, sia i prodotti di cui si occupa, sia il servizio che tratta, la cerca online, il tuo sito risulti nel motore di ricerca, quindi ad esempio su Google, come primo risultato di ricerca, o comunque nei primi risultati di ricerca. Vi rendete abbastanza conto, se fate caso a quando fate una ricerca online su Google, che molto facilmente, se state cercando qualcosa, cliccherete sul primo risultato di ricerca o comunque su uno dei primi risultati di ricerca. Difficilmente andrete oltre la seconda pagina se proprio siete interessati a quella cosa che state cercando. Non andrete mai oltre la terza, proprio a livello puramente statistico non andate oltre la terza. Quindi piazzarsi nei primi risultati di ricerca fa sì che tutti i clienti che ti stanno cercando ti trovino, perché altrimenti se siete troppo in là nel motore di ricerca è impossibile che vi trovino. Quindi dovrai essere bravo a fare questo tipo di cosa, e se sei un titolare d'impresa e non hai fondamenti per quel che riguarda la SEO, non l'hai mai studiata semplicemente, io ho detto ho studiato diversi tomi per quel che riguarda la SEO e comunque non mi ritengo ancora un esperto perché c'è tanto da imparare, se non l'hai mai fatto ovviamente ti risulterà molto più difficile. Quindi è un aspetto che devi considerare nel momento in cui decidi di lanciarti solo tramite e-commerce. Altro aspetto che devi considerare è che dovrai pubblicizzarsi tramite ads, che possono essere Facebook Ads, Google Ads, scriviamole così. Benissimo, cosa significa? Significa che se il tuo e-commerce non ha un brand abbastanza forte, che è il terzo aspetto, ovvero devi avere un brand forte, adesso lo trattiamo, dovrai necessariamente spendere del budget su Facebook, su Google, per far sì che il tuo sito venga conosciuto, il tuo e-commerce venga conosciuto online. Fare in modo che su Facebook, ad esempio, persone che sono in target, l'abbiamo detto prima l'esempio delle donne che cercano la scopa, vedino la tua azienda, iniziano a interessarsi, mettono un like alla pagina e poi nel medio periodo acquistino il prodotto, o comunque dovrai spendere molto più budget per quel che sono le Google Ads. Vi faccio l'esempio di Facebook e Google Ads perché sono, diciamo, i canali di acquisizione più comune. Facebook costa molto meno perché il pubblico che vai a coinvolgere è meno caldo, non è meno pronto all'acquisto. Mentre le Google Ads, se risulti come primo risultato di ricerca, che poi è quello che fa le Google Ads, è molto più facile che intercetti un cliente che sia davvero interessato al tuo prodotto o servizio e che magari sia pronto immediatamente all'acquisto. È facile infatti che se avviate una sponsorizzata su Facebook, magari la prima vendita la vedete dopo un mese. Se l'avviate su Google Ads è possibile che la vedete nel giro di qualche ora, perché chi la sta cercando su Google è già pronto ad acquistare, perché altrimenti non la cercava. Quindi dovrai spendere del budget qui. Quindi, altro requisito fondamentale, non basta la conoscenza della SEO, ma dovrai anche spendere in advertising. Questo, se invece hai un brand forte, queste questioni possono, tra virgolette, venir meno. In che senso? Se sei Nike, Adidas, Apple, Samsung, hai un brand molto forte e quindi anche se non fai SEO, anche se non fai top advertising, che poi comunque lo fanno, è evidente, non avrai necessità, diciamo, rispetto a una piccola impresa, una microimpresa, di spendere così tanto budget in queste due questioni, perché semplicemente i clienti sono loro a cercarti, non stanno più cercando uno smartphone, una scopa, stanno cercando esattamente la tua azienda perché gli interessa il tuo prodotto, ti conoscono e quindi gli interessa il tuo prodotto. Se hai il brand forte non hai questo tipo di problema, quindi questi sono i requisiti fondamentali, perché questo ovviamente se fai l'e-commerce. Il marketplace invece ti dona una visibilità tra virgolette enorme senza avere questo tipo di costi, però la questione è semplice. È vero che ti danno una visibilità enorme, ma ci sono altri aspetti da considerare che sono la questione delle provvigioni. In ogni caso, ripeto, se fai solo e-commerce dovrai necessariamente avere questo tipo di costi. Se fai anche il marketplace in associazione con quel che è l'e-commerce, perché il mio consiglio è sempre stato lo stesso alle aziende che decidono di lanciarsi online, di non fare unicamente l'e-commerce, ma di affiancare l'e-commerce al marketplace.
o comunque di non fare solo il marketplace, ma di affiancare al marketplace un e-commerce, perché l'obiettivo deve essere semplice. Nel momento in cui tu acquisisci una persona tramite il marketplace, questa persona te la devi fidelizzare, l'abbiamo già detto in tanti video, e portartela sul tuo e-commerce, casa tua. Comunque devi portarti quel cliente a casa tua. L'obiettivo è che poi tu non devi pagare ogni volta i costi del marketplace, ma una volta che te lo sei portato dentro casa, l'hai fidelizzato, gli hai fatto la newsletter, gli hai creato tutto un sistema di modo che lui si possa appassionare a quel che è il tuo brand, alla tua azienda, non ha più necessità di passare dal marketplace. Viene direttamente da te, abbattendoti quelli che sono i costi sia di advertising sia di SEO, ma soprattutto del marketplace. Ok, approfondiamo la questione dei marketplace, quindi che cosa sono, che cosa intendo quando parlo di marketplace. I marketplace altro non sono che piattaforme, solitamente enormi, in cui non sei l'unico a vendere, ma in cui hai anche paradossalmente i tuoi competitor all'interno. Su cosa competi? Competi principalmente sul prezzo e sulle recensioni. Se siete bravi, ci siete già arrivati. Quali sono questo tipo di piattaforme? Esempi enormi sono eBay, Amazon, Alibaba, è un marketplace che funziona principalmente sul mercato asiatico, o e-commerce, piattaforma di nicchia, Etsy, che andremo ad analizzare più in là. Benissimo, queste piattaforme sono enormi, le conoscete benissimo, e consentono a tutte le aziende di registrarsi, pubblicare i propri prodotti e avere un mercato enorme che acquista. Perché? Perché si occupano loro della commercializzazione, si occupano loro del marketing, di farsi conoscere, di spedire, anche nel caso di Amazon, si occupano anche della spedizione, di spedire in tutto il mondo. Sono tutti costi che tolgono a voi a patto di avere una provvigione. Una provvigione sulle vendite che solitamente varia da un misero, tra virgolette, 5% ad un 15%. Questa commissione non è fissa, è molto facile. Se utilizzate strumenti di promozione all'interno di queste due piattaforme, vi faccio l'esempio che sono le piattaforme che utilizzo più spesso io, che dal 15% si salga. Perché magari se tu hai un prodotto che può essere venduto anche dalla concorrenza, però vuoi metterlo in evidenza, quindi magari in alto, come succede ad esempio su Google Ads, puoi pagare eBay ed Amazon con una provvigione più alta sulla vendita allo scopo che pubblicizzi il tuo prodotto. Questo tipo di piattaforme le possiamo immaginare come fossero gli ipermercati 2.0, ovvero totalmente online, dove trovi anche chiaramente la concorrenza e tu puoi commercializzare ad un pubblico estremamente grande. Il problema, ve lo dico sinceramente, è questo. Specie nel caso di Amazon, nel caso di eBay molto meno, nel caso di Amazon tu prendi il tuo brand e lo stai totalmente annullando. Perché? Perché sono tante le imprese che effettivamente vendono su Amazon, che fatturano tanto su Amazon. Il problema qual è? Nel momento in cui ti arriva un pacco a casa da Amazon e lo stai acquistando da un venditore terzo, non dirai mai che ho acquistato da azienda Tizio o acquistato da azienda Caio. No, io ho acquistato da Amazon. Perché Amazon annulla completamente il tuo brand. Non consente alla tua azienda di comparire online, non ti consente di, o meglio, ti consente di inserire il logo, ma non è in evidenza, perché l'interesse di Amazon è far sì che la tua azienda non venga pubblicizzata, perché altrimenti te li porti sull'e-commerce, come dicevo prima, e non hai più bisogno di Amazon. La questione è molto semplice. Se ti affidi a loro, loro vogliono che continui a pagargli la commissione. Quindi, in un certo senso, ostacola quel che è il tuo brand aziendale. Benissimo. Se stai decidendo di lanciarti online e lo stai facendo tramite Amazon, devi essere cosciente che c'è la possibilità che il tuo brand venga totalmente annullato. È il motivo per cui dico sempre che non devi semplicemente affidarti ad Amazon per la vendita, perché altrimenti puoi anche chiudere il negozio e fare da fornitore ad Amazon. Devi anche avere altri marketplace dove vendere, ma soprattutto devi avere una tua piattaforma dove prendere i clienti e portarteli a casa e far sì che acquistino direttamente da te, con dei vantaggi, perché ovviamente se non gli dai dei vantaggi i clienti non acquistano direttamente da te. Penultimo aspetto da considerare è quali tipi di marketplace esistono. Principalmente i marketplace che esistono si differenziano in due tipi di categorie. Una è la categoria orizzontale e l'altra è la categoria verticale. Vi spiego subito cosa intendo. Esempi di categorie orizzontali sono tre principalmente: Amazon, il più famoso, eBay e Alibaba, che per chi non lo conoscesse si rivolge, è tipo Amazon, ma si rivolge al mercato asiatico. Mentre un esempio di quello verticale è Etsy. Ok, qual è la differenza? Semplicemente che i prodotti che trovi su Amazon, eBay, Alibaba, quindi in un marketplace di tipo orizzontale, sono di qualsiasi genere. Puoi trovare cibo, puoi trovare penne, articoli
tecnologici, cose di questo tipo, qualsiasi tipo di cosa le puoi trovare all'interno di questi marketplace. eBay addirittura puoi vendere case, puoi vendere auto. Benissimo, avete più o meno compreso cosa si intende. È un mercato di tipo non specializzato, quindi orizzontale. Poi c'è invece il mercato verticale, quindi marketplace verticale. Etsy è un esempio e si rivolge principalmente a quelle imprese che si occupano di artigianato e quindi vogliono commercializzare online. Quindi l'utente, il cliente che trovi su Etsy è altamente selezionato per poter acquistare articoli di tipo artigianale, quindi magari realizzati a mano, prodotti esclusivi, cose di questo tipo. Ok, adesso cosa dovresti scegliere? Un marketplace di tipo orizzontale o un marketplace di tipo verticale? Ovviamente oltre ad Etsy ce ne sono tantissimi altri. Dovresti scegliere quello che ti è più utile, quello che si adatta meglio alla tua impresa. Se la tua impresa è altamente specializzata sulla parte di artigianato, quindi fa dei prodotti estremamente particolari, trovare un mercato di nicchia dove buttarti può essere molto più indicato piuttosto che lanciarsi su eBay, su Amazon, su Alibaba, dove l'utente che va ad acquistare magari non è così tanto interessato al prodotto in sé, all'artigianalità, alla cura, alla storia che c'è dietro, ma semplicemente gli è piaciuto e l'ho acquistato. Tu mi dirai, sono lo stesso tipo di soldi da una parte e dall'altra? Sì, ok, ma quella cosa più che importante è il ritorno all'acquisto, il momento in cui la persona che ha acquistato lo giudicherà in un determinato modo e poi ne parlerà magari con amici e familiari e consiglierà il tuo prodotto ad amici e familiari. Se lo acquista da Amazon, da eBay, da Alibaba, non gli dà quell'importanza, perché il problema dei marketplace, abbiamo detto prima, è che prende il tuo brand e lo annulla. Non esiste più il tuo brand, il tuo prodotto è semplicemente uno in mezzo a tutti gli altri. Sono dei grandissimi ipermercati, tutto qui, dove tu e la tua concorrenza andate ad inserire i vostri prodotti. Benissimo. Ok, il problema di questi marketplace qual è? Semplicemente, a parte quello della provvigione, ma ripeto, è giustificato, perché io sono il primo che nel momento in cui un'azienda vuole stringere un accordo del tipo ok, mi fai l'e-commerce, a virgolette, scontato, poi ti prendi la provvigione sulle vendite in base al fatto se vendiamo o meno, quindi sono d'accordo sulla parte provvigionale. Il problema non è la parte provvigionale, è il fatto che questi marketplace hanno delle regole ben definite, ovvero nel momento in cui tu ti fai l'e-commerce, in un certo senso giochi a casa, ok? Hai le tue regole, sai esattamente il tipo di utente, il tipo di cliente che vuoi, se non vuoi fare il reso, non fai il reso, scegli tu, ovviamente. È indicato fare il reso, non sto dicendo che non è indicato, però ripeto, scegli tu le regole da andare ad applicare. Invece nel momento in cui tu accedi a una piattaforma di questo tipo, hanno delle loro regole e tu giochi secondo le loro regole. Quindi il problema principale, e io l'ho notato principalmente su eBay questo problema, è che nel caso di eBay il cliente ha sempre e comunque ragione. Cioè, paradossalmente io mi occupavo di vendere abbigliamento per un'azienda che realizzava delle t-shirt personalizzate. Ok, non avevo il budget per realizzare un e-commerce, avevamo scelto di commercializzare tramite eBay, vi parlo di 10 anni fa, quando eBay, diciamo, era in rampa di lancio, aveva risultati, non adesso che è in perdita, ma ne parleremo. Benissimo, avevo iniziato a commercializzare queste maglie. Il problema è che avevo venduto la maglia, il cliente l'aveva ricevuta, l'aveva lavata a 50-60 gradi, la maglia era venuta completamente bianca, cioè aveva tolto tutta la stampa. Ok, adesso nelle istruzioni di lavaggio era scritto di non lavarla a caldo, ma di lavarla a freddo e girandola dall'altro lato. Il eBay, pur di non perdere il cliente, perché a eBay non interessa tanto l'azienda, benissimo, interessa prendere il cliente finale, perché il cliente finale, se non acquisterà, te acquisterà da qualcun altro. Cosa ha fatto? Ha preso autonomamente i miei soldi da PayPal e, indipendentemente se la contestazione è andata bene e tutto il resto, li aveva accreditati al cliente. Bene, detto ciò, eBay, una volta che l'ho contattato e ho detto guarda, ma che stai facendo? Cioè, era ben specificato, non ha saputo altro dirmi che mi dispiace, ha ragione il cliente. Fine. Finiva là, la contestazione è chiusa, nient'altro. Ok, eBay ha questo enorme problema che invece paradossalmente Amazon non ha. Amazon è vero che è sempre dalla parte del cliente, però che cosa fa? Utilizza una strategia molto diversa. Semplicemente quando il cliente, tra virgolette, lamenta qualcosa, restituisce i soldi al cliente, dopodiché si siede, tra virgolette, a tavolino con l'azienda e dice guarda, c'è stato questo problema, cerchiamo di capire dov'è il problema. Cioè, se la colpa è dell'azienda, ovviamente vi toglie i soldi e li ridà e se li riprende. Ok, se invece la colpa è del cliente, Amazon, piuttosto che perdere l'azienda o perdere il cliente, preferisce perderci lì. Ma perché sulla mole di vendite che fa, perdere 20 euro, 30 euro, che è il costo della maglietta, non è un problema.
Assolutamente non è un problema. Quindi Amazon ha utilizzato questo tipo di strategia, che poi il servizio cliente ne parleremo dopo, che è molto più vantaggioso rispetto ad eBay, ed è il motivo per cui Amazon viene vista con una fidelità enormemente maggiore rispetto ad eBay. eBay, paradossalmente, nel momento in cui tu devi restituire un prodotto, l'azienda cliente può anche dirti lo devi pagare tu la restituzione, anche se magari il prodotto che ti è stato spedito, come è successo a me con diversi alimentatori, mi occupo di assemblare computer, era sbagliato, ma perché me l'hanno sbagliato loro a mandarmelo, paradossalmente ho dovuto pagare io la spedizione per riavere i soldi, con il risultato che magari se l'alimentatore costava 10 euro io non andavo a pagare 7 euro di spedizione, me lo tenevo e basta, evitavo di fare questa cosa. Se l'avessi acquistato da Amazon, Amazon ha anche il reso deve essere gratuito. Ok, questa è una regola aziendale, quindi nel momento in cui tu vai a vendere su Amazon devi essere ben conscio che nel momento in cui il cliente decide di restituire il prodotto, le spese di spedizione per il ritorno del prodotto sono a carico tuo. Ok, queste quindi sono regole ben definite che è necessario studiare e le analizzeremo nel prossimo video nel momento in cui ci decidiamo di affidarci a questi marketplace. Benissimo, ultimo recap prima di salutarci e vederci al prossimo video in cui, ripeto, andremo ad approfondire proprio i marketplace, vedremo quelli che sono i principali, vedremo vantaggi e svantaggi di ciascun tipo di marketplace, andiamo a riepilogare quelli che sono i vantaggi e svantaggi dei marketplace a livello puramente generico in questo caso, quindi valgono per qualsiasi tipo di marketplace, sia Amazon, sia eBay, sia Etsy, sia Alibaba e cose di questo tipo. Benissimo, il primo vantaggio è che puoi raggiungere un pubblico paradossalmente mondiale che inoltre parla qualsiasi tipo di lingua. Perché? Perché Amazon si occuperà, faccio l'esempio di Amazon che è più famoso, Amazon si occuperà della parte di marketing, comunicazione, pubblicità, eccetera, eccetera. Amazon si occuperà di tutta la parte di traduzione della sua piattaforma, non dovrai occupartene tu. E tu nel frattempo puoi, tra virgolette, gioire di questo pubblico o questa clientela paradossalmente mondiale e dover occuparti semplicemente di produrre il prodotto e eventualmente spedirlo. Ad esempio, poi vedremo, se ti affidi alla logistica di Amazon dovrai semplicemente mandarlo ad Amazon e Amazon si occuperà di distribuirlo a livello mondiale. Secondo aspetto importante, quindi secondo vantaggio, è che Amazon, eBay, eccetera, eccetera, ti consentono di fare un'analisi di mercato immediata. In che senso? Dato che risiedi praticamente nello stesso identico centro commerciale, 2.0, l'abbiamo già chiamato così prima, semplicemente fare un'analisi di mercato e vedere come si comportano i tuoi competitor a livello mondiale è abbastanza facile. Ti mette in comparazione il tuo prodotto, specie se è lo stesso, con tutti i venditori presenti sulla piattaforma e tu puoi andarti a gestire il prezzo e di conseguenza le recensioni. Ripeto, l'abbiamo già detto prima, i clienti nel momento in cui debbano acquistare su un marketplace, la prima cosa che vedono non è il brand, perché del brand non gli frega assolutamente niente, cioè chi vende non gli interessa. Gli interessa semplicemente due cose, il prezzo e le recensioni. Nel momento in cui sei forte sul prezzo e sei ottimo nelle recensioni, acquisteranno da te. Terzo aspetto positivo per quel che riguarda le piattaforme sono le strategie di crescita o i tutorial. In che senso? Nel senso che interesse di Amazon, di eBay, delle piattaforme di marketplace aiutarti nella crescita della tua azienda all'interno della piattaforma. Mettiamo bene in evidenza questo fatto, all'interno della piattaforma. Perché? Perché ci guadagnano. Nel momento in cui tu vendi, loro guadagnano. Se tu non vendi, non guadagni assolutamente niente. In alcune piattaforme. In altre piattaforme, avremo modo di approfondire, hai comunque una fee mensile da pagare, quindi in quel caso, diciamo, sono meno incentivate, mettiamole così, ad aiutarti nella vendita. In ogni caso, sono sempre presenti dei tutorial, perché il quarto aspetto positivo è che proprio in virtù di questi tutorial sono semplici da implementare. La piattaforma è basica, tu devi semplicemente personalizzarla, ci puoi mettere un testo, ci puoi mettere un logo, qualche colore aziendale, qualche immagine, dopodiché ci carichi i prodotti e i servizi e finisce là il tuo lavoro, quindi non è così difficile come se dovessi realizzare un e-commerce. Hai una piattaforma già definita, già rodata nel tempo, ci carichi i tuoi prodotti e il lavoro finisce là. Quindi il quarto aspetto è ovviamente questo. Il quinto aspetto positivo è la visibilità su Google. Ok, faccio l'esempio di Google, ma ovviamente vale per tutti i motori di ricerca e per tutti i social network. Sapete benissimo quanto sia in grado Amazon, ripeto, faccio sempre l'esempio di Amazon che è più famoso, quanto sia bravo Amazon a pubblicizzarsi su tutti i motori di ricerca. Se provate a cercare un determinato prodotto che sapete esistere su Amazon, il primo risultato di ricerca su Google è sempre Amazon. Quindi, perché investe tantissimo, molto semplicemente. Quindi la visibilità su Google che ti dà Amazon non te la dà nessuno. Il problema è che come la dà a te, la dà anche alla concorrenza, perché l'obiettivo
di Amazon e portare i clienti che si trovano sul motore di ricerca sul proprio marketplace e poi far sì che questo acquisti. Da chi acquista non gli interessa, perché tanto comunque ci guadagna. Altro aspetto importante riguarda la gestione del fatturato, perché se hai un tuo e-commerce dovrai occuparti tu della parte amministrativa, delle tasse, delle commissioni da pagare, eccetera eccetera. Nel caso del marketplace è tutto bene in evidenza, viene già rimossa quel che è la fee di eBay, di Amazon, eccetera eccetera, o se utilizzi un metodo di pagamento come PayPal viene già segnalato quelli che saranno i costi di PayPal. È molto più facile da gestire ed è molto più facile poi da mettere tra virgolette in contabilità. Le aziende sapranno di cosa parlo. Nel caso dell'e-commerce invece dovresti strutturarlo da zero e capirlo tu da zero. Altro aspetto importante, e poi arriviamo all'ottavo, che secondo me è il più importante, è la questione del marketing diretto. Abbiamo già detto prima come i marketplace siano in grado di comparire sul motore di ricerca, allo stesso modo sono in grado di comparire sui social media. Quindi se tu stai cercando una determinata cosa e la fai su Amazon, Amazon è in grado di prendere il tuo risultato di ricerca, di targetizzarti su Facebook, di ritrovarti su Facebook e mostrare la tua ricerca continuamente fin quando non decidi di acquistarlo. È una tecnica che si chiama retargeting. Tramite questa tecnica fai la maggior parte degli acquisti. Quindi immagina un tuo cliente che è arrivato su Amazon, è arrivato sulla tua pagina, sul tuo prodotto, non ha acquistato. Nel momento in cui va sui social media perché magari non è più interessato all'acquisto, vede questo tuo prodotto che lo rincorre. Amazon si occupa di questa cosa e lo fa tramite marketing diretto. Per quel che riguarda il marketing diretto, altra cosa importante è che se tu hai un prodotto, come abbiamo già detto prima, la scopa, che magari statisticamente viene acquistata più dalle donne, di un'età media compresa fra i 30 e i 50 anni, Facebook, Amazon, diciamo, utilizzando gli strumenti di Facebook, è in grado di targetizzare quel tipo di pubblico in modo totalmente automatico. Tutte queste cose vengono fatte da Amazon in totale autonomia, senza neanche notificartele, perché, ripeto, è suo interesse aiutarti a vendere. Punto numero 8, ed è quel motivo per cui sono forti, in particolare Amazon è fortissimo, riguarda l'assistenza cliente, di cui abbiamo già parlato prima in quando vi parlavo della differenza fra eBay e Amazon, e riguarda semplicemente la questione che è, in teoria o comunque in pratica, è sempre dalla parte del cliente. Quindi in un modo o nell'altro il cliente si sente sempre tutelato, a differenza invece di quel che succede e in parte su eBay e in alcuni e-commerce, dove se ad esempio il cliente sbaglia l'acquisto, le spese di restituzione sono a carico dell'acquirente. Quindi deve, diciamo, aprire molto di più gli occhi rispetto a quanto farebbe se fa un acquisto su Amazon. Sappiamo benissimo che su Amazon puoi acquistare, il prodotto non ti piace, lo puoi restituire fino anche a 30 giorni, può succedere così. Anche se il prodotto magari manca il manuale, manca qualcosa, Amazon ti restituisce tutto. Quindi il cliente si sente molto più tutelato. Per quel che riguarda invece quelli che sono tra virgolette gli aspetti negativi, sono semplicemente due, e l'abbiamo già detto prima. Li metto col quadrato così riuscite a riconoscerli. Uno sono le regole. Non perché a Saverio piace un mondo senza regole, ma semplicemente perché avere delle regole troppo stringenti, in cui il cliente ha sempre comunque ragione, significa che molte volte l'azienda ci va in perdita. E succede, a me è successo curando alcune aziende che vendevano su eBay, che molte volte si trovavano a dover restituire delle somme che non spettava loro restituire, perché magari il cliente, ripeto, aveva sbagliato qualcosa e la colpa finiva all'azienda che non c'entrava assolutamente niente. eBay letteralmente se ne fregava e quindi ti applicava questo tipo di regole e non potevi farci niente, assolutamente. Decimo punto, ed è, diciamo, tra un punto negativo, la questione della provvigione di cui abbiamo già detto prima, che varia dal 5 fino al 15%. Ok, non è solo questa la provvigione, perché tante piattaforme, come avremo modo di vedere nel prossimo video, hanno dei costi in più, che possono essere costi di manutenzione, costi di mantenimento, costi di marketing, sponsorizzate interne alla piattaforma, perché comunque tu stai facendo concorrenza su una piattaforma, è come se ti fai pubblicità all'interno di un centro commerciale. Per far sì che il tuo negozio venga visitato devi fare in modo che ci siano le insegne, eccetera, eccetera. Stessa cosa vale qui. Quindi le commissioni possono diventare molte di più. Il problema è enorme, ve ne rendete conto. Se il margine per una piccola impresa, per una microimpresa, è molto molto basso, e il risultato è che con provvigioni così alte non ci guadagni assolutamente niente. Quindi, Saverio, allora cosa mi consigli? Di non andare sui marketplace? No, il mio consiglio è di affiancare ai marketplace l'e-commerce. In che senso?
Nel momento in cui voi acquisite un cliente tramite marketplace, l'obiettivo dovrebbe essere prendere il suo contatto, email, telefono, eccetera, eccetera, proporgli qualcosa di conveniente allo scopo che il prossimo acquisto non lo faccia su Amazon, il prossimo acquisto di un vostro prodotto. Facciamo un esempio che abbia acquistato uno shampoo da voi. Il prossimo acquisto che deve acquistare tra 2 settimane, se si lava di continuo i capelli, ok, il prossimo acquisto debba farlo sul tuo sito, sul tuo e-commerce e non su Amazon. Ovviamente dovrai dare al cliente il motivo per cui debba bypassare il marketplace con tutti questi vantaggi per venire poi da te. Tenete presente che se il cliente ha acquistato da te tramite Amazon e ha vissuto tutti questi vantaggi, la prima cosa a cui fare riferimento è questa. Perché se il cliente si è reso conto che il tuo prodotto è valido, e quindi in un certo senso non potrà mai essere fregato perché si è reso conto che magari il tuo shampoo funziona benissimo e quindi può acquistarlo anche direttamente da te, magari ad un prezzo più scontato di quello che vendi su Amazon, perché ti puoi togliere questo tipo di provvigioni, non hai più costi di acquisizione. A quel punto si renderà conto che magari l'assistenza cliente non è neanche necessaria e potrà acquistare da te. Benissimo, ripeto, ci deve essere un incentivo. Se non c'è l'incentivo, a parità di condizioni, il cliente cercherà sempre la via più sicura e cercherà sempre di non cambiare quelle che sono le sue abitudini. Continuerà a fare le cose che già faceva perché si trova più sicuro nel fare quel tipo di cose. Detto ciò, io mi fermo in questo video. Nel prossimo video andremo ad analizzare tutti gli aspetti del marketplace, quindi vedremo quelli che sono i più importanti, i vantaggi e svantaggi di ciascun tipo di piattaforma, ma soprattutto a quali tipi di aziende sono indirizzati. Vedremo i più famosi principalmente, cercheremo anche qualcuno di nicchia come Etsy, ovviamente se ne avete altri poi me li segnalate, io cercherò di analizzarli nel breve periodo che resta fino alla registrazione del prossimo video. Detto ciò, io vi invito, vi ringrazio prima di tutto per il riscontro che mi avete dato nei primi video che ho realizzato di questo mini corso. Vi chiedo a tutti quelli che non sono registrati e non sono iscritti al canale di iscriversi al canale, sono quasi il 90%, quindi mi farebbe molto piacere se si registrassero al canale. Lasciate un like, mettete la campanella e noi ci vediamo in un prossimo video.